Non è successo nulla. Non è successo niente. Lo sappiamo. Lo sappiamo. Manca poco meno di un mese a Juventus Crotone. Quella è la partita. La sfida col Crotone. Quella è la partita che stiamo aspettando. Non è assolutamente la partita i Champions League col Porto. Non è la Coppa Italia. Non c'è nessuna gara di Serie A. Recupero con Napoli. No. Juve Crotone. Quando arriviamo a Juve Crotone, tiriamo delle somme, ve l'ho detto nel video di ieri, trovate qui sopra in descrizione. Invece, qui sotto in descrizione, qui sopra nelle schede, qui sotto in descrizione, trovate il link per scaricare OneFootball. Volete andarvi a vedere il calendario della Juve? Volete andarvi a vedere le interviste post partita? Volete andarvi a vedere il calciomercato? Perché mancano 7 giorni e poi chiude tutto. OneFootball, gratis, da scaricare sui vostri smartphone. Ragazzi miei, non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Io non so cos'è successo ieri, se l'Inter, il Milan hanno vinto, non lo so. Non mi sono documentato, non so com'è la classifica, non so niente. Continuiamo a dire che è difficile, continuiamo a dire che è impossibile, continuiamo a dire che è Crotone-Juve. Continuiamo a dire che però oggi abbiamo fatto una buona partita nella quale, cazzo, ma buttiamo dentro quei palloni. Ma quante ne abbiamo perse oggi di occasioni per andare in vantaggio? Oh, sottolineiamo una cosa molto importante. Gol di Arthur. Da fuori area, gol di un centrocampista, del regista, che era 0 gol fatti e 0 assist fatti in stagione, primo gol con la Juventus, con deviazione, un'azione che non proviamo mai, e gol di McKennie, ancora una volta. Cos'è che diciamo da un po' di tempo a questa parte? Che McKennie e Arthur sono gli unici due centrocampo che devono essere titolari. Il terzo, che era titolare oggi in centrocampo, era Bentancur, che secondo me ha fatto una partita strepitosa, e di questo sono contento. Questo è il centrocampo titolare. Mi sprecherò. Sarà noioso, lo ripeto per l'ennesima volta, questo è il centrocampo titolare. Ramsey e Rabiot sono dei giocatori che devono entrare poi successivamente o entrare nelle rotazioni. Poi cos'è che stavano dicendo da un po'? Continuità. Che serve continuità? E la continuità l'abbiamo data, prendendo la formazione col Napoli, copia e incolla la stessa, patto che Chiesa era in panchina e Bernardeschi titolare per qualche problema fisico, ma questo è quello che dobbiamo fare. La logica è questa. Forse Morata dovrebbe entrare in questa formazione. Adesso che è tornato di lì, vediamo chi esce tra Chiellini e Bonucci, perché, attenzione, la risposta potrebbe non essere scontata, e anzi, io sono più dell'idea che se questo Chiellini è sempre così, deve giocare sempre lui, ma dei singoli ne parliamo domani nelle pagelle. Una buona prestazione della Juve. Secondo me, nel primo tempo, meritavamo di andare nello spogliatoio all'intervallo con più di un gol di vantaggio, con tanto di più. Ne abbiamo sprecati troppi. Alcuni veramente clamorosi. Quadrado oggi voleva far gol a tutti i costi, non c'è riuscito. Tirava anche da casa mia. È passato di qua, Quadrado ha tirato in porta, non c'è riuscito. E poi un pessimo inizio del secondo tempo. Ma ragazzi, ma cosa è successo nel fine primo tempo? Pirlo ha dato delle lasagne e dei tortellini da mangiare. Ragazzi, io adesso le lasagne me le vado a mangiare perché devo ancora pranzare, c'ho lo stomaco che brontola, ma non poteva mancare il video per YouTube, e sono veramente contento del risultato. Parzialmente anche della prestazione, sono sincero, io ho visto delle buone cose, però forse poco Bologna nel primo tempo e poca Juve nel secondo, e nei momenti in cui una squadra è andata davanti all'altra a livello di gioco, proprio perché l'altra stava un po' facendo, non dico schifo, ma quasi. Sto riguardando tra l'altro la super parata di Skorupski sul tiro di Bernardeschi, che anche lì devo ancora capire se è stato bravissimo il portiere o se l'ha sbagliata Berna. Voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Ragazzi, sapete come la penso. Io penso che sia molto complicata. Ovviamente, guardando la classifica oggi, è più facile rispetto a una settimana fa, dopo la sconfitta con l'Inter. Però non è che sono qua che un giorno vi dico che è facile, un giorno vi dico che è difficile. No, io rimango sulla mia linea, è difficile. È difficile perché non è facile che le altre perdano così tanti punti per strada. Ieri è stata veramente una giornata super positiva per noi. Super positiva per noi. Non poteva succedere di meglio, anzi, poteva succedere di meglio soltanto con una sconfitta dell'Inter contro l'Udinese, ma adesso... Non esageriamo. E oggi noi abbiamo fatto il nostro. Quindi questo è quello che deve fare la Juve in questo momento. Fare sempre il suo, vincere le partite, convincere, non lo so, bla bla bla. Oh, clean sheet, secondo di fila, dopo il Napoli anche oggi. Ancora una volta, poi sottolineiamolo, ci sono stati degli episodi che ci hanno permesso di mantenere questo clean sheet. Ma quegli stessi episodi che nel girone d'andata, quando la Juve, cioè, se doveva piovere, pioveva. Oggi c'era nuvolo, c'erano i tuoni, i lampi. Non ha piovuto. Perché ancora una volta Szczęsny miracoloso, Szczęsny monumentale. Oggi anche su Quadrado, dove ho detto? Quadrado doveva fare gol nella porta di uno e nella porta dell'altra, non gli interessava.
Super Szczęsny anche oggi, Super Cuadrado anche oggi. Vabbè, oggi secondo me è ok. Oggi secondo me è ok perché è un pezzo che ve lo dico, ci serve quello. Ci serve la vittoria, ci servono i punti, ci serve la scalata, ci serve fare il nostro. E se il nostro passa da fare partite di questo tipo nel quali non è che sei proprio tranquillissimo perché, sai, 1-0 e sprechi tanto è un niente. Ricorderemo l'ultima partita giocata a ora di pranzo di domenica, quella con la Lazio, sempre su DAZN, a quale lì mangiavo la carbonara. Infatti c'è stato il giochino che con la Lazio mangiava la carbonara, piatto romano, oggi con Bologna mangio le lasagne, piatto emiliano. Insomma, devo decidermi, però quella partita là, lo sappiamo, abbiamo sprecato anche lei un paio di occasioni, poi all'ultimo una disattenzione ci ha punito, ci ha lasciato dei punti a Roma, ci ha fatto perdere dei punti per strada, e quei punti li sentiamo sulla classifica anche odierna. Però sono contento di tante cose, del centrocampo titolare, della continuità che sta dando Pirlo, del rientro di alcuni giocatori tra cui De Ligt. Adesso aspettiamo Alessandro, aspettiamo Dybala, che sono gli unici due un po' fuori, speriamo che Chiesa possa stare meglio rispetto a quanto aveva quel problemino. Io adesso la sto guardando, abbiamo la gara con Napoli da recuperare, tra le altre cose. Quindi oggi è una classifica che non appare tragica come la settimana scorsa. Certo, siamo ancora quinti. In questo momento, mentre vi parlo, siamo ancora quinti, non è? Quindi, ve lo ripeto, non abbiamo fatto niente. Abbiamo soltanto fatto quello che dovevamo oggi. Per capire se questa Juve può veramente farare in corsa, ci vediamo tra un mesetto. Passato anche questo calciomercato, perché come vi dicevo mancano 7 giorni e la Juve in questi 7 giorni dovrà fare qualcosa. Esce qualcuno, nome su tutti per antonomasia, Sami Khedira, esce Sami Khedira, perché sinceramente sono mesi che questo deve uscire e sono mesi che questo è a Torino, se non fatemi usare l'espressione rubare lo stipendio, però questo è mesi che è lì. Prendiamo qualcuno, la prendiamo questa quarta punta. Si parla di Scamacca, se ne è parlato di tantissimi. La prendiamo questa quarta punta perché adesso che c'è Kulusevski che gioca lì, non so neanche se è essenziale andare a prendere questa quarta punta. Sapete come la penso? Nella mia idea, nella mia testa, se devo fare un acquisto a centrocampo, quest'anno in questo mercato lo faccio a centrocampo. Proprio perché adesso abbiamo raggiunto un equilibrio, giochiamo con 3 centrocampisti, ne abbiamo soltanto 5. In rosa e quindi uno in più potrebbe servire, anche perché sempre più spesso giochiamo con McKennie che ti stanno intervistando in questo momento, che è il leader vero e proprio della squadra, e serve un altro come McKennie che possa essere presente in zona gol. Quarto gol quest'anno per McKennie, oggi ha rischiato addirittura la doppietta, però questo ci serve, un giocatore come Arthur che ha detto i tempi, un giocatore come McKennie che si inserisce, un giocatore come Bentancur che dia equilibrio e recupero palla. Poi io, sapete, uno tra Locatelli e De Paul lo prenderei, Locatelli ce l'hanno già detto, non si può. De Paul non mi dispiace, è anche un giocatore che potrebbe portare ordine, equilibrio, tecnica, gol, spunti, assist, un giocatore interessante. Di mercato ne parliamo questa settimana, perché tanto siamo qua, siamo agli sgoccioli. Io ora vado a mangiarmi le lasagne e ci vediamo ovviamente qua domani sul canale YouTube per le pagelle di questo Juventus Bologna, che è tanto importante quanto non importante, perché è assolutamente importante, ma ancora una volta non abbiamo ancora fatto niente. Forza Juve, ragazzi, forza Juve.